Ben ritrovati da Andrea Inclantuno e bentornati su Pokémon Scudo per quella che sembra essere l'ultima avventura nella regione di Galar. Perché a quanto pare con il nuovo pass di LC, le lande innevate della corona, finirà l'avventura a Galar. Sembra che non ci siano altri DLC in programma nonostante alcuni data miner abbiano trovato altri file che indicherebbero la presenza di altri DLC, ma non se ne ha la certezza, quindi andiamo, partiamo per la stazione della landa innevata della corona. Attenzione, ah ok, c'è un bel treno lungo, un percorso lungo. Sì, perché... ecco perché non si poteva vedere, perché era circondato dalle montagne. Ma poi se vediamo sotto, è verde, ci sono dei pascoli verdi, quindi le lande innevate è come se fossero una catena montuosa che fa cambiare totalmente il clima da una parte all'altra della regione. Sì, ciao, è la prima volta, anche tu studi Pokémon, qui di recente sono apparsi Pokémon antichi e rari, aggiornerò il tuo Pokédex. In realtà io avrei anche Zarude, dato che l'ho preso con i codici che distribuivano ai cinema in Giappone. Su eBay se ne vendono a pacchi, ragazzi, anche per due spicci, 7-8 euro, avete Celebi e Zarude. Quindi io vi consiglio di fare un giro su eBay a cercare questi codici, perché... se poi voi portate Zarude sull'isola dell'armatura, vi danno un cappello particolare. Allora, il team... boh, è quello che è. A parte Tappo al 98, gli altri... e vabbè, Urshifu è un po' scarico. Diciamo che ho giocato un po' tanto per giocare, ho fatto qualche raid per conto mio per trovare le rocce armatura per i VAT. E questa è la zona selvaggia. Le terre selvagge, sì, però vabbè, per dire. Ci siamo. Chi è? Ma quanto sei insistente, papà, smettila di seguirmi. Ah, Peony con la figlia. Sì, la figlia in effetti sarà vista anche nel trailer, proprio di sfuggita. Insomma, lasciami in pace. Io parto per un'avventura Dynamax alla Dynatanamax. Voglio affrontare un sacco di Pokémon Dynamax rari. Che tipo... corri come i personaggi di One Piece. Non ti preoccupare. Conosco posti molto più interessanti di quello. Vedi, con un papà così ganzo ti divertirai un sacco. Se vostro padre dice ganzo, non vi divertirete assolutamente. Grazie, ma no, grazie. Ok. Io vi lascio discutere, non metto il becco nei vostri affari. E invece sì, sono un impiccione. Se non mi dai retta comincio a sbraitare. Ah, perché prima cosa stavi facendo? Ehi ragazzino, scusa. Questo scocciatore non mi lascia in pace, non so più cosa fare, potresti aiutarmi? No. Ma come? Ma ti pare? Mi spezzi il cuore, ma neanche ci conosciamo. Bravo, sei saggio a non ficcare il naso negli affari altrui. Vabbè, ho capito, ti dico di sì, però basta che mi è venuta voglia, insomma. Davvero? Ok, allora pensaci tu a questo tizio. Ehi, marmocchio, non ci fai una bella figura e mischiarti in cose che non ti riguardano. Ma una volta che ti avrò battuto, a quella ragazzina non resterà altro che seguirmi. Io sono Peony. Preparati, sono piuttosto forte. Se noi non sapessimo che quella è la figlia, io avrei molta paura ad affrontare questa persona. Se sono da solo, certo. Non so cosa potrebbe avere, magari ha una pistola? Non si sa mai. Ne hai di fegato per metterti contro un ex capo palestra? Ah, allora è una persona buona. Se è un ex capo palestra è sicuramente buono, ragazzi. C'è poco da fare. Livello 70. Bah. Se non altro non è un livello basso. Complimenti, non male. Ma ora tocca a me. No, è andato KO. No, non tocca più a te. No, la grandina. Manda Aggron. Bel Pokémon Aggron. Io sono duro come l'acciaio. Più vengo colpito e più divento resistente. Non a caso è fratello
Beh, sì, insomma, si sa che questo è il fratello di Rose. Ah, Gron resiste con vigore al terremoto, no! Bacca cedro? Probabilmente sì. Che poi bacca cedro non è proprio una delle bacche più usate. Cioè, sì, ci sono altre bacche che danno più PS, ma dipende dal Pokémon. Un po' una fregatura. Se non avesse avuto quella bacca. Gelo pugno! Uria! No, che no, perché? Ciao. Preciso, in range di kill da grandine. Che bellezze. Sapete cosa? Metto Zarude in squadra. Tanto per farvelo vedere. Bah, devo smetterla di vantarmi della mia forza. Dovresti anche smetterla di inseguire le ragazzine. Ma tu guarda, sono riuscito a prendere da un ragazzino. Ma... Nia è sparita! Dove è andata la mia adorata figliola? Lei è davvero suo padre? Certo, perché non si capisce? Senza barba, sua figlia non l'avevo riconosciuta, insomma. Siamo qui in viaggio per trascorrere finalmente un po' di tempo insieme. Solo la mia Nia poteva essere così furba da usare l'allenatore sconosciuto come diversivo per fuggire. È il suo modo di dimostrare affetto al suo papà. Può essere. Mia figlia è fatta così, non è stra adorabile? Però senza di lei non possiamo iniziare il nostro esplorator leggendario. Adesso che ci penso, mi sembra che Nia avesse detto di voler andare alla Dynatynamax. Vabbè, sì, Tynatara, insomma. Vuole che suo papà la raggiunga? Sì, di sicuro è così. In tal caso meglio che mi sbrighi. Beh, io vado. Grazie per la lotta, mi sono divertito. Ci vediamo, marmocchio che ci sa fare con i Pokémon. Grazie, nessuno me l'aveva mai detto prima. Sono contento. Ragazzi, io non so, io torno bambino. Ogni volta che c'è un nuovo gioco Pokémon, ogni volta che c'è una nuova area da esplorare, io torno bambino. No! È vero, si può trovare lui, ma non pensavo così subito! Che carino, guardalo, guardalo, guarda che occhioni! Allora, iniziamo. Jinx, addirittura. Ah sì, dicevo, Zarude. No, ve lo flexo giusto un pochettino, ma poco poco. Il problema è che usare Zarude qui... Ma Pulsewine? Sì, Pulsewine! O Pyroswine, se preferite. Attenzione, troviamo un Bizzaroma. Un attimo qui. Una caramella rara esperienza S. Caramella esperienza non rara. Abbiamo Cryogonal, come si chiama? Sì. Allora, qui mi pare che si vada avanti, quindi andrei un attimo. A parte, qui mi sa che sono collegate le aree, eh. Vedo un sacco di oggetti per terra, un po' di caramelle rare. Ne avevo visto un altro, ma lascio stare. Ah, qui non si può scendere. Bene. Comunque sia, ragazzi, non faccio come l'altra volta che mi sono messo a esplorare tutto. Tutta l'isola prima e poi sono andato avanti qui. Vado avanti man mano che esploro man mano che appunto si aprono nuove aree. Tanto dovrò esplorarle tutte prima o poi. E così questa sarebbe la famosa Dynatynamax. Quindi la mia adorata Nia è qui dentro che si diverte con dei Pokémon Dynamax rari? Ehi, ma sei il marmocchio di prima! Entriamo insieme, dai! Bene, io vado, non c'ho un minuto da perdere! Nia, aspettami! Il tuo paparino sta arrivando! Pronti ragazzi a entrare? Vai. Scendo dalla bici giusto per convenienza. Ok. Ho capito. Quindi quei cosi lì fuori erano generatori? Così mi metto in difficoltà, non posso lasciarla passare. Ma come? La mia adorata Nia è là dentro. Capisco, ma... Quindi parto subito anch'io per l'avventura, va bene? Subito! Insomma, le ho detto che non è possibile. Ehi, eccoti qua, marmocchio. Che succede? Lascia perdere i convenevoli. Questa scienziata strarrompiscatole non mi vuole lasciar passare. Chi sarebbe la rompiscatole, scusi? È lei che non mi ascolta. Guardi che l'avventura Dynamax è molto pericolosa. Ah, non sopporto ste lungaggini. Ah, qui non se ne esce.
Mi conoscete? Se volessi starmi ad ascoltare, almeno tu, poi potreste entrare insieme. Sì, facciamo così. Fammi sto favore. Ascolta quello che ha da dire e poi andiamo a cercare lì insieme, ok? Proprio vuoi. Non mi fa andare, va bene. Devo ascoltarla per forza. Tu chi sei? Ah, se ho delle roccia, Max. Non le ho. Torna presto, ma cosa? Va bene, ascoltiamo cosa ha da dirci. Ok, spiegami questa avventura a Dynamax. Vediamo un po'. La Dyna Dynamax è un labirinto sotterraneo in cui vivono Pokémon rari che non è possibile incontrare altrove nella regione di Galar. Si forma una squadra da 4 giocatori. Con Pokémon presi in prestito, perfetto. Troverai diverse diramazioni. Va bene, questo si era già visto nel trailer e si era anche capito piuttosto bene, con un minimo di ragionamento. Se portate nella Dyna Dynamax i vostri Pokémon, c'è il rischio che reagiscano alle particelle Galar e perdano il controllo. Per questo abbiamo preparato per voi dei Pokémon resistenti alle particelle. Se ho capito bene, basta prendere in prestito 4 Pokémon che controllo per far Dynamaxizzare in tutta sicurezza gente mai incontrata prima? No, è completamente fuori strada. La Tana è un luogo pericoloso, ma è importante che comprenda appieno le regole. Ma sì, più o meno ho capito, che sarà mai? Comunque le robe stracomplicate non fanno per me. Ora entro e festa finita. Mi arrivo! No, aspetti, l'ho detto che è pericoloso! Ma che fa quel tipo? Dimmi se assomiglia a Presidente Rosso, ma per il... Quella lì stava a ridere la tipa esploratrice. Se vuoi seguire quel tipo... No, cioè, se vuoi partire per l'avventura Dynamax, vieni pure da me. Se proprio vuoi. Partiamo per l'avventura, allora. Mi farà tenere uno dei Pokémon che catturo... E mi darà delle rocce. Sfida in solitaria. Seismitoad, Torkoal e Ditto. Oh, Colossal, dai. Colossal Gigamax, dai, che fregatura. Acqua. Fione? Marafi? Questo, andiamo qua. Se di là c'è elettro, lascia perdere. Siamo tutti forti contro il ghiaccio qui, più o meno. E quindi iniziamo così con le avventure Dynamax. Ok. Oddio, che occhietti! Abbiamo il Dynamax. Ok, ma non lo uso. Vai, andiamo con Fiamme Invidia. Anche lei. Ti prego, no. No, ti prego. Ok, parla più di... Oddio, no. Ok, perfetto. Su di me, bravissimo. Vado con fiamme invidia e non con marchiatura perché marchiatura può missare. Quindi, oddio, era meglio farlo Dynamaxare. Vedendo come che botte ci prende. Oh, fuoco bomba, brava. Mi sa che non fa la barriera, eh. Mi sa proprio che non la fa. Ok, roccio tombo su Magmar, bravissimo. Vai, marchiatura, colpisci. Ah, c'è muro di fumo? No! Perché missi? Ah, sempre che non missi, perché poco bomba. È andata bene. No, non lo voglio. Non voglio lui. Tanto sarebbe rimasto qui. Ce ne sono altri che voglio provare a prendere. Sì, potevo continuare con lui, ma... Veleno o elettro? Oddio, veleno c'è Haunter. Elettro c'è Electabuzz, mi pare. Sì. Si vede un pochino dalla silhouette. Dall'anteprima. Ma continuiamo con i Pokémon messi così male? Provo a scottare. Si scottano i Pokémon Dynamax? Io non mi ricordo. Ok, preso. Scottato, ottimo. Vedi, Colossal ha fatto due muri di fumo. Quella la precisione ora non ce l'ha più. È cieco. E noi con Fiamme Invidia. Perfetto. Oddio, mi piacerebbe catturarlo, ma no. Proseguiamo. Ci sono delle bacche. Oh. Oh. Attenzione, volante, terra, veleno. Veleno c'è Vileplume. Terra c'è uno dei Sand.
Volante, c'è Mantine. Ah, sì. Dunque, ho un sacco di strumenti, ne volete qualcuno? Oh, oddio. No. No, 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 no. In bocca all'Icaroc. O l'Icaroc, vabbè. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Va bene. Ci sta. Ecco. Dopo aver capito che era Mantine, ho comunque premuto A. Però abbiamo Electabuzz che gli fa un 4 per. Allora. Muro di fumo, provo a diminuirgli la vista. Bello. Bello. Ah, brutto colpo. Allora no. Ciao, Paulswine. Ah no, l'ha preso Paulswine. Ah, però. Bravissimi. Dopo attacco anch'io, eh. Mo' intanto gli faccio un muro di fumo. Bravo, Colossal. Anche tu fagli un muro di fumo. Così almeno non ci vede più dalla fame. Eccolo qua. Lotta piuttosto veloce. È andata molto bene. Pensavo che mi avrebbe targettato con l'Hydro Pulsar. Invece no. Lo catturo? No, finora è andata bene con Torkoal. Mi tengo lui. In teoria. Ecco. Imeneo ha preso Tor. Ha preso Mantine. Certo. Lo sapevo. Oh. Ah, però. Ste acqua. E l'avevo anche visto. Wow. Ciurrine. vabbè. È un inside joke di una community. Ciurrine. Dynamax assolutamente. Dynattacco. No, Dynattacco, sì. Dynabarriera no. Mi va bene che vado in Dynamax, almeno sono un pochino più resistente. Comunque sì, dovremmo farcela. Elettroimpennata. Paulswine, Rocciotomba, Mantine, un attacco volante, possibilmente, visto che era volante, era classificato tale. Però no. Attaccami ovviamente, ce lo sapevo. Oh, è resistente. È resistente, raga. Però diminuisce la speed. Dynattacco gli fa uno schifo. Allora provo ad attaccarlo con Dynafiammata. Vediamo un po' quanto gli faccio con l'attacco fuoco perché. Più di Dynattacco, ma dai! No! Mi evita l'attacco! Rocciotomba! Non ce la fa. Va bene, si sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ma eccomi, io torno in forte. Tifo da staio. Livello 65. Sono un po' bassini, ci ha fatto solo caso solo ora al livello. Non è proprio forte, eh. Bodyguardo. Perfetto, ragazzi. E Suicune lo prendo. Suicune lo voglio. Vai. Hoppla. Vieni qua. Vai, preso. E andiamo. E uno dei leggendari è preso. Livello 70! What? Scelgo lui. Scelgo lui. Sì, prendo Suicune anche perché è l'unico. Rocciamax 9.
Fondo della tana raggiunto per 2. Pokémon incredibile ottenuto. Ah, perché mi fa il conteggio. Ho capito, ho capito. Buono, raga! Soprannome no. Mi invia box. Va bene. Prima avventura nelle tane Dynamax completata. Mamma mia, che territorio. Proprio brullo. Salve, proprio una visuale top. Ehi, ma io ti conosco. E però mi dissocio. È minorenne, probabilmente. Sei qui anche tu per l'avventura Dynamax. Incredibile, abbiamo gli stessi gusti io e te. Non credo proprio. Io sono Nia, piacere. Come ti chiami? Mi chiamo Link. No, come butta, no. Che è Naruto? Che bel nome, ti sta proprio bene. Complimenti tuoi per la scelta. No, l'ho scelto io il nome Link. Cioè, rubato da The Legend of Zelda, no? Però, insomma. Cosa? C'è anche mio padre? Non l'ho visto. Magari si è perso ed è tornato all'ingresso. Ah, sì. Scusa se prima ti ho usato per liberarmi di lui. È così insistente. Poi, com'è andata a finire? Però lei dovrebbe avere tipo 14-15 anni, in teoria. Oddio, in Giappone fa sicuramente le superiori. Perché guarda com'è vestita. Quindi dovrebbe avere 15-16 anni. E poi gli orecchini a forma di coda di Pikachu femmina. Questo è un dettaglio. Cosa? Sei riuscito a battere mio padre? Beh, sì. Sai, siamo in vacanza, ma lui è pur sempre un ex capo palestra. Ne è super carico di entusiasmo per questo viaggio. E ha progettato per noi due un mega tour o esploratour, come dice lui, incentrato sulle leggende di questa zona. Ma sai com'è? Non ho più 5 anni. Mi vergogno un po' a fare queste cose con mio padre. E poi a me interessa soprattutto affrontare Pokémon Dynamax. Che forza, affrontare Pokémon enormi. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Ah, ma certo. Visto che sei così forte, perché non accompagni mio padre nel suo tour al posto mio? Devo accettare, purtroppo. Se no non si va avanti. Vero? Ho avuto proprio un'ottima idea. Mi dispiacerebbe lasciarlo da solo, dato che è così preso da questa avventura. E poi anche per te potrebbe essere un'occasione per incontrare un Pokémon leggendario. Possiamo ritrovarci dopo che avrò finito di divertirmi alla Dynatana Max. Mamma mia. Intanto, voi due approfittate per andare a caccia di leggende. Allora è fatta, pensaci tu a spiegare tutto a mio padre. Attenzione, Peony! Non ce l'ha fatta! Ma. Proprio neanche una premura di togliergli lo zaino, signorina. Lei proprio ne ha sfaticata. Aia, che stramale, Nia! Nia! Che è successo? Questo signore turbolento ha battuto la testa cadendo da una roccia. Ho sperimentato sulla mia pelle quanto può essere dura l'avventura. Volevo vedere se mia figlia era dietro a quella roccia e mi sono ridotto così. Pensava che sua figlia fosse un Rolicoli? Magari ci assomiglia. Ah, si è rialzato. Hanno alzato lo sguardo come se guardassero un gigante. Oh, insomma, basta che mi riposi un attimo e sarò di nuovo in forma sbagliante. Comunque, Marmocchio, hai visto la mia Nia? Ecco, veramente, ha deciso di partire all'avventura. La mia Nia non esce finché non avrà finito di divertirsi con la sua avventura Dynamax. E vuole che intanto iniziamo noi due lo speciale Esploratour Made in Peony, eh? Ho passato notte in bianco a pianificare questo tour per far felice la mia Nia. Ma capisco, ormai alla sua età vuole fare le cose per conto suo. E se la costringessi, mi sa che non sarebbe il massimo dal punto di vista educativo. E va bene, Marmocchio, come ti chiami? Link, io sono Peony, ma forse te l'ho già detto. Comunque sia, piacere di nuovo. Oh, la sua card, giusto? Divertiamoci un mondo in questa avventura, così a Nia verrà voglia di venire con noi. Ci divertiremo un sacco, ne sono sicuro. Mi piace il tuo entusiasmo, andremo strada d'accordo noi due. Vedrai, ci divertiremo un sacco ad andare in cerca di Pokémon leggendari. Allora è deciso. Io vado a Freesdale, il villaggio più avanti. Lì terremo la prima riunione operativa del nostro fantastico Esperatur. Ti spiegherò tutto là. Non perdiamo un attimo. Ok, ti aspetto, eh. Ho detto ride come uno di One Piece.
Direi allora che per questo primo video è tutto. Insomma, l'avventura Dynamax è stata piuttosto interessante, devo ammetterlo. Non me l'aspettavo così divertente. Prendere Pokémon leggendari. E beh, è divertente, sì. Ma c'era questa strada prima? Non ci ho fatto caso. Comunque, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!